presentato il libro della Notte Rosa, una raccolta fotografica e di citazioni per testimoniare le tre edizioni passate. Testimonial della pubblicazione Fabio De Luigi, l'attore sant'arcangiolese fu il primo ospite della prima edizione, invitato dall'ideatore della Notte Rosa, Andrea Agnassi. Conosco Andrea, mi ha chiesto di venire alla presentazione del libro. Sono venuto in quanto... non organizzatore dell'evento, ma partecipante attivo. Primo anno, come diceva, ricordava prima Andrea Agnassi, è stato un po' una scommessa, vediamo come va. Poi noi facciamo una cosa particolarmente dedicata al territorio, perché io lessi delle cose di Raffaello Baldini in dialetto, quindi figurati, che però suscitarono comunque l'interesse anche di quelli che erano qua in vacanza, anche un modo, questo non l'abbiamo detto in conferenza stampa, per veicolare anche il nostro dialetto, insomma. E a oggi mi sembra che la cosa, come dicevo prima, abbia preso un bel andazzo, si dice, no? Un bel andazzo. Per aprire la serata, essendo una cosa, appunto, una lettura e non uno spettacolo chiuso, Andrea. Finito. Ciao, Andrea mi ha detto. E, per dire quanta stima c'è nei miei confronti. No, si disse questa cosa, ma per dire, insomma, perché era il momento, stavano fioccando notti bianche un po' da ovunque, era il boom, cioè del boom delle notti bianche, poi alcune non esistono più, invece la notte rosa, con questo nome alternativo, io semplicemente facevo notare che noi vogliamo farci un po' gli sburoni, solo quello. Però ormai siamo identificati con un colore, siamo, è solo Rimini così, quindi va bene.